Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi vedremo alcune curiosità di fisica. Prima, sigla. Numero 1. Perché l'acqua è un buon conduttore? L'acqua di per sé, come elemento H2O, non ha elettroni liberi che permettono il passaggio di corrente. Nel secondo video che ho fatto ho detto che la corrente è il passaggio di elettroni. L'acqua di per sé, non avendo elettroni liberi, non può condurre elettricità, però sappiamo bene che conduce l'elettricità effettivamente. A cosa è dovuta la possibilità di condurre elettricità? È dovuta alla presenza di ioni che si trovano all'interno dell'acqua. Infatti l'acqua distillata, cioè priva di ogni impurità, ioni, positivi o negativi che siano, non è un buon conduttore. L'acqua che esce dal rubinetto ha moltissime impurità dovute a ioni, positivi o negativi che siano. Se prendete due bottiglie diverse di acqua, noterete che la conducibilità elettrica cambia da acqua ad acqua. Potete notare che se voi cambiate acqua, poiché la provenienza cambia, cambia anche la sua conducibilità, perché aumenta o diminuisce la presenza di ioni. Numero 2. Perché l'acqua in montagna bolle prima? Cosa cambia tra la pentola qui a livello del mare e la pentola a livello della montagna? Cambia l'altitudine. Noi sappiamo che l'aria che ci circonda, pur essendo un gas molto leggero, ha comunque un peso, perché potete immaginare tutta la colonna che è sopra di voi, che comunque ha un peso. Il peso genera una forza sulle nostre spalle. Questa forza sulla superficie della Terra si traduce in una pressione, e questa pressione è chiamata pressione atmosferica. Più saliamo in altitudine e meno aria c'è, perché non dobbiamo calcolare tutta l'aria che si trova sotto i nostri piedi, quindi la pressione diminuisce. Cosa c'entra la diminuzione di pressione con la temperatura di ebollizione dell'acqua? Voi dovete immaginare che c'è questa pressione costante sul livello dell'acqua. Che cos'è l'ebollizione? Prima di tutto cerchiamo di capire cos'è l'ebollizione. Una particella di acqua che si trova a 100 gradi sulla Terra ha abbastanza energia da scappare, da sfuggire dall'acqua e diventare un gas. Immaginate di avere uno zaino sulle spalle e provate a saltare. Fate più difficoltà di quando non avete lo zaino? Sì, assolutamente sì. Per arrivare alla stessa altezza con un salto con lo zaino dovete fare più fatica. La stessa cosa vale per le particelle di acqua. Per le particelle di acqua bastano 80 gradi per sfuggire all'acqua e diventare gas quando si trovano in altitudine. Vi sto facendo un esempio, non è sempre 80 gradi, ma diciamo in generale è una temperatura comunque minore dei 100 gradi a cui siamo abituati. Numero 3. Cos'è il paradosso del cannone? Il fisico che ha teorizzato questo paradosso è Newton, quando aveva formulato la sua gravitazione universale. Immaginava di andare con un cannone molto potente su una montagna. Se voi sparate con poca polvere da sparo, il cannone sparerà praticamente quasi davanti a voi. Se invece aumentate la quantità di polvere da sparo, riuscirete a lanciare il vostro cannone sempre più avanti. Se voi caricate il vostro cannone, arriverà a un certo punto in cui riuscirete a sparare la palla e la palla vi colpirà alle vostre spalle. Lui immaginava che il cannone riuscisse a essere tipo un satellite, tra virgolette, a fare il giro della Terra rimanendo in orbita, come fanno i pianeti. Numero 4. La Torre Eiffel è più alta d'estate? Sì, la sua altezza aumenta di circa 15-17 cm. Questo fenomeno è dovuto alla dilatazione termica. Che cos'è la dilatazione termica? Un corpo che è sottoposto ad un aumento di temperatura si dilata. Così come da una temperatura elevata passa ad una temperatura più bassa e si restringe, tra virgolette. È un fenomeno fisico che è molto importante per la costruzione di strutture. Per esempio è molto importante nella costruzione di binari. Si deve tenere conto che d'estate e d'inverno i binari cambiano il proprio volume. Per questo si aggiungono i cosiddetti giunti di dilatazione, che tengono conto della dilatazione dei binari stessi e fanno in modo che o d'estate o d'inverno per il treno non cambi nulla. Vengono appunto aggiunti per evitare disallineamenti
dovuti all'aumentare o alla diminuzione del volume dei singoli binari. Torniamo un attimo alla Torre Eiffel. Immaginate una calda giornata d'estate, 30-35 gradi. I raggi solari colpiscono direttamente il ferro che viene riscaldato notevolmente, quindi riesce anche ad arrivare a 50-60 gradi probabilmente d'estate. Questo comporta una notevole dilatazione termica che comporta i 15-17 cm in più d'estate. Numero 5. Perché dobbiamo mettere un cucchiaino all'interno della tazza quando versiamo una bevanda molto calda? Se noi versiamo una bevanda molto calda all'interno della tazza, la tazza si riscalda, ma si riscalda prima la parete interna, poi piano piano verso l'esterno. Questo può comportare la rottura della tazza, soprattutto se la tazza è molto spessa. Più è spessa la tazza, più si verifica questo fenomeno. Perché? Perché magari la parte interna della tazza diventa molto molto calda, la parte esterna è ancora molto molto fredda e questo provoca una disomogeneità, perché come abbiamo visto per dilatazione termica anche il vetro si dilata e si dilata più la parte interna meno la parte esterna e quindi questa disomogeneità comporta una rottura, il cosiddetto shock termico. Per evitarlo si inserisce un cucchiaino di metallo perché essendo un buon conduttore di calore si prende tutto il calore velocemente e quindi evita il cosiddetto shock termico. Questo è tutto per oggi. Fatemi sapere se questo format vi piace, fatemelo sapere qua sotto e vi porto altre curiosità. Noi ci vediamo ad un prossimo video!